dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù partì di là e venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga e molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. Egli non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità». Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci parla di un episodio della vita di Gesù avvenuto a Nazaret, la sua patria, il paese dove aveva abitato per circa 30 anni. E quindi abbiamo voluto ambientare questa puntata della Buona Novella a casa nostra, l'ingresso della nostra curia diocesana. Da qui vuole giungervi il messaggio della domenica, così come quel sabato a Nazaret in sinagoga gli abitanti di Nazaret furono raggiunti dal messaggio di Gesù. È bellissimo pensare che il Vangelo ci raggiunge a casa nostra, che il Vangelo ci raggiunge nella nostra quotidianità, che il Vangelo ci raggiunge nel luogo dove viviamo, dove lavoriamo, dove amiamo, dove tutti i giorni sperimentiamo la bellezza e la dolcezza di tante relazioni positive in famiglia, con gli amici, con le persone che incontriamo. Per quale motivo Gesù torna a Nazaret? Non ci sono motivi apparentemente stringenti che portano Gesù nella sua patria. Forse non avendo seguito sua madre e i suoi fratelli, i suoi cugini, i suoi parenti che erano andati a Cafarnao per riprenderselo, così come ci narra il Vangelo di Marco al capitolo 3, dopo un po' di tempo Gesù voleva fare una sorpresa alla sua mamma. Probabilmente Giuseppe era già morto, perché nelle parole degli abitanti di Nazaret si parla di Maria, si parla del mestiere di Gesù, si parla dei suoi parenti e cugini, ma Giuseppe non è nominato. Quindi forse Gesù voleva fare una sorpresa alla sua mamma e con i discepoli si reca a Nazaret, quasi per far comprendere plasticamente alla sua mamma e alla sua famiglia di origine qual era la sua nuova famiglia, quello proprio che aveva detto il giorno che erano andati a Cafarnao: «Chi sono mio padre, mia madre, i miei fratelli? Eccoli qui, quelli che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica». Ecco, Gesù presenta a Nazaret, il suo paese di origine, la sua nuova famiglia di elezione, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. I primi giorni della convivenza fra Gesù, i discepoli e i cittadini di Nazaret passano senza problemi apparenti. Il problema sorge il giorno di sabato, quando ci si reca in sinagoga e quando si ascolta la parola di Dio. Probabilmente, come ci racconta meglio il Vangelo di Luca, Gesù fu invitato a commentare la parola di Dio. La sua fama ormai era conosciuta e giustamente anche i suoi paesani avevano saputo di lui, della bontà, della bellezza, delle sue parole e della grandezza dei suoi gesti. Per cui probabilmente quel giorno a Gesù fu chiesto di commentare la parola di Dio e probabilmente Gesù, come ci riporta il Vangelo di Luca,
appunto quel giorno disse: oggi la parola si è adempiuta, oggi ciò che la parola ha promesso diventa realtà e diventa realtà in me. E nel suo insegnamento, nella spiegazione della parola, Gesù mostra un volto di Dio completamente nuovo per i suoi paesani, mostra un volto di se stesso completamente nuovo. Erano abituati a pensare a un Dio che premiava i buoni e condannava i cattivi, a un Dio giudice che lodava coloro che erano bravi e condannava coloro che non erano bravi. Gesù mostra Dio con il volto di un padre, il volto di un padre ricco di amore e ricco di misericordia, e presenta se stesso non come un messia politico, non come un messia potente, ma come un messia servo, come un figlio di Dio che ama fino a donare la propria vita per la salvezza del mondo intero. E poi Gesù presenta anche il volto di un uomo diverso, presenta il volto di un uomo come immagine e somiglianza di Dio che è amore, quindi presenta il volto dell'uomo, della donna, della persona umana come qualcuno che ha una grande dignità, che gli deriva proprio dal provenire direttamente dalle mani di Dio. Dio ha disegnato ciascuno di noi sul palmo delle sue mani. Dio, ci dice il profeta Isaia, ha stima di noi, ci vuole bene, ci custodisce, ci protegge. Noi siamo preziosi ai suoi occhi. Queste cose gli abitanti di Nazareth, ma un po' tutto il popolo di Israele, non le aveva mai ascoltate. Abituate alle regole, abituate all'osservanza delle leggi, avevano perso la bellezza della storia d'amore che Dio voleva scrivere con l'umanità. Avevano perso di vista le stupende meraviglie che Dio aveva compiuto con il suo popolo, custodendolo e proteggendolo in mezzo al deserto e dai nemici, e conducendolo in un paese dove scorreva latte e miele. I profeti non erano mancati, anche nei momenti più difficili Dio non li aveva fatti mai mancare, i messaggeri e i testimoni della sua parola. Quello che mancava allora come oggi sono gli ascoltatori della parola di Dio, coloro che sono capaci di riconoscere i profeti e di seguire la parola di salvezza che loro annunciano, a prescindere da chi questa parola la annuncia. Noi dobbiamo essere più concentrati su ciò che il profeta dice che non su chi il profeta è. Altrimenti l'incoerenza di un prete, di un vescovo, della Chiesa stessa ci allontanerà. Quante volte diciamo: io in parrocchia non ci vado più, perché chi va in parrocchia è peggio di me, perché chi va in parrocchia giudica, parla male, si approfitta. Le sentiamo queste parole, forse qualche volta le abbiamo dette anche noi. Gesù ci riporta al messaggio, ci riporta al cuore del Vangelo. Dio ti ama, Lui è amore, è buono, è misericordia e vuole il tuo bene, vuole che tu possa salvarti, ti offre sempre un'opportunità. Ed ecco la reazione dei suoi paesani. Prima una reazione di stupore, si stupivano delle cose che diceva e si stupivano delle cose che faceva. Poi però questo stupore, invece di trasformarsi in meraviglia, in lode, in ringraziamento di Dio, si manifesta in sdegno e in incredulità, tanto che poi gli abitanti di Nazareth addirittura volevano gettare giù Gesù dal precipizio sul quale il loro paese era costruito. Gesù non viene accolto perché il suo messaggio destabilizza le cose che erano state sempre insegnate, destabilizza le regole antiche, destabilizza ciò che prima era sicuro. Si è sempre fatto così. Gesù ci dice che non si può fare più sempre così, che bisogna dare una svolta alla nostra vita, che bisogna guardare a Dio con occhi nuovi, bisogna guardare a Gesù con occhi nuovi, bisogna guardare a se stessi con occhi nuovi.
E la gente che non approvava sostanzialmente ha costretto Gesù ad allontanarsi dal suo paese, dalla sua città. E malinconicamente Gesù dice: nessun profeta è bene accetto in patria. Cioè Gesù non venne valutato per ciò che diceva, ma per la famiglia da cui era uscito. Sua madre non è Maria, il suo mestiere non è il falegname, i suoi parenti, i suoi cugini non sono forse Joses, Giacomo, e le sue sorelle non stanno in mezzo a noi? Quante volte anche noi ci fermiamo ai contorni delle persone per rifiutare il messaggio che quelle persone ci consegnano e che ci mette in discussione, che ci invita a ripartire, che ci invita a dare una dimensione nuova e una credibilità nuova alla nostra esistenza e alla nostra vita. Però, nonostante tutto, qualche piccolo segno Gesù lo compie, e nonostante tutto Gesù continua ad andare di villaggio in villaggio insegnando. Il rifiuto dell'amore non ferma l'amore, il rifiuto della misericordia non ferma la misericordia. Gesù è un treno che si ferma a tutte le stazioni, ha una parola per tutti, ha un gesto per tutti. Gesù vuole il bene e la salvezza di tutti. E il suo messaggio è sempre nuovo. Gesù è praticamente molto diverso dai palinsesti delle nostre televisioni, specialmente in estate. Vi siete accorti tutti, fratelli e sorelle, in questi giorni che ci tornano a proporre sceneggiati già trasmessi, film già visti. Siamo abituati durante il tempo estivo al recupero di vecchie cose. Non ci sono i programmi nuovi, ci ripresentano quelli vecchi. Gesù è sempre nuovo, il suo Vangelo è sempre una novità, il suo annuncio è sempre originale e noi dobbiamo accoglierlo nella nostra vita. E se rispondiamo positivamente al Signore e al suo annuncio, non solo scopriremo la bellezza di un Dio nuovo che ci è padre, che ci ama con un cuore grande e misericordioso, non solo la bellezza del Figlio di Dio Gesù che si è fatto uno di noi per salvarci dai nostri peccati, per salvarci dalla morte, ma scopriremo un nuovo volto anche per ciascuno di noi. Scopriremo che siamo un volto, che abbiamo un volto di figli, che abbiamo un volto di fratelli e di discepoli. Davvero scopriremo, come ci dice il Concilio Vaticano II, che chiunque segue Gesù, l'uomo perfetto, si fa anche lui più uomo. Buona estate, buone vacanze a tutti, con l'originalità del Vangelo di Gesù nelle orecchie e nel cuore.